Ciao a tutti, io sono Stefano e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, vi parlo di Murano, Maestri della Luce, un titolo dove i giocatori vestiranno i panni di abili maestri del vetro che dovranno raccogliere i frammenti di vetro necessari, o meglio, strettamente necessari, per costruire e plasmare le loro creazioni. Però, come sempre, prima di parlarvene, promotion time! Vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Un vostro mi piace, una vostra condivisione e tutte quelle diavolerie che si fanno qui sui social per noi sono davvero molto molto importanti. Inoltre poi, come sempre, qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare il gioco e tantissimi altri titoli. Come sempre, a voi non costeranno niente di più, ma così facendo supporterete e aiuterete il nostro progetto, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre, sempre in descrizione trovate il link alla mia recensione approfondita per approfondire meglio alcuni aspetti del gioco, altrimenti questo video durerebbe 7.000 ore. E infine trovate anche i link a tutti i nostri social, sito, Facebook e Instagram, dove troverete foto esclusive, notizie in anteprima e tantissimo altro ancora. Detto questo, cominciamo subito. Sigla! Murano, Maestri della Luce, è un gioco competitivo per 2-4 giocatori ideato da Francesco Testini e Carlo Camarotto, dalla durata di circa 30 minuti a partita e portato qui in Italia da Asmodee, che ringraziamo per averci fatto mettere le mani su questa preziosa scatola. Riusciremo a creare delle bellissime opere d'arte raccogliendo il vetro strettamente necessario e diventando così poi il giocatore più ricco a fine partita? Beh, vediamo come si gioca. Lo scopo del gioco è essere il giocatore più ricco a fine partita. Una partita dura un numero variabile di turni e terminerà quando un giocatore completerà la sua ultima carta creazione. Il turno di ogni giocatore si divide in queste tre fasi: raccogliere, negoziare, completare una o più creazioni. Inoltre, in qualsiasi momento durante il proprio turno e quante volte desidera, un giocatore potrà fare queste tre azioni: cambiare l'ordine della prima carta creazione, ruotare l'anello, attivare uno o più vantaggi. Vediamo le fasi del turno in modo più dettagliato. Fase 1: raccogliere. Questa fase è composta da due azioni obbligatorie che dovranno essere eseguite in ordine. Dapprima andremo a girare l'indicatore di un'attacca in senso orario. Poi il giocatore prenderà dal magazzino i frammenti di vetro indicati dalla freccia, in questo caso rosso e giallo. I frammenti presi poi andranno posizionati sul proprio banco da lavoro. Guadagnando in questo modo un frammento trasparente, quelli a forma di cuore, li potremo usare per sostituire un qualsiasi colore quando andremo a completare una carta creazione. Fase 2: negoziare. Il giocatore ora, in questa fase, dovrà obbligatoriamente fare una di queste tre azioni. Scambiare. Prendete un frammento dal vostro banco da lavoro e posizionatelo in uno dei quattro mercati. Una volta posizionato, andate a prendere i frammenti che sono ai margini di quel mercato, quindi quello verde e quello blu in questo caso. Ogni casella può avere un solo frammento, quindi se tutte le caselle fossero occupate, non potremmo scambiare in quel preciso mercato. Attenzione che eseguendo questa azione non sarà possibile prendere un frammento trasparente, quindi in questo caso avremmo guadagnato solo un frammento blu. Comprare. Spendendo 2 lire potremmo comprare tutte le gemme che sono presenti in uno dei quattro mercati. Ad esempio, spendendo 2 lire potremmo comprare queste 3 gemme. Dovrete comprare sempre tutti i frammenti presenti in quel mercato e posizionateli poi sul vostro banco da lavoro. Vendere. Prendete dal vostro banco quanti frammenti volete, rimetteteli nel magazzino e guadagnate così una lira, indipendentemente dal numero di frammenti che avete ridato. Terza ed ultima fase:
completare una o più creazioni. In quest'ultima fase del turno, il giocatore potrà completare le sue carte creazione. Ogni carta indica la tipologia della creazione e il numero di frammenti di vetro richiesti per completarla. Per completare una vostra carta creazione, mi raccomando, sempre la prima del vostro mazzetto, posizionatela a sinistra del vostro banco da lavoro. Rimettete i frammenti richiesti nel magazzino, un giallo, un colore jolly, quello trasparente per il giallo, un verde e un blu, e guadagnate tante lire quanti sono gli spazi vuoti presenti sul vostro banco da lavoro, in questo caso 7 lire. Il giocatore potrà ripetere questo processo una seconda volta nel suo turno per completare così una seconda carta creazione se nel proprio banco ha i frammenti necessari per completare la carta. Se riesce a completare due carte in un solo turno avrà un bonus di 2 lire. Come abbiamo visto all'inizio, in qualsiasi momento i giocatori potranno effettuare delle azioni bonus. Vediamole più nel dettaglio. Ruotare l'anello. Spendendo una lira potrete ruotare l'anello in senso antiorario di una tacca. Un giocatore potrà fare questa azione quante volte desidera, a patto che abbia abbastanza soldi per pagarne il costo. Questa azione vi potrebbe tornare utile per scegliere a vostro piacimento quale coppia di frammenti andare a prendere all'inizio del vostro turno, oppure per cambiare le gemme che sono ai margini di un determinato mercato. Cambiare l'ordine della prima carta creazione. Come vi ho detto in precedenza, un giocatore potrà completare solo la prima carta creazione del proprio mazzo. Con questa azione il giocatore potrà, spendendo una lira, cambiare la posizione della prima carta a suo piacimento. Potrà ripetere questa operazione quante volte desidera, a patto che abbia abbastanza soldi per pagarne il costo. Attivare uno o più vantaggi. In qualsiasi momento durante il proprio turno, un giocatore potrà spostare una carta creazione già completata, quindi a sinistra del banco da lavoro, a destra, attivandone così il vantaggio. Ogni carta creazione in alto a destra può avere uno o più simboli. Una volta che sposteremo la carta, ne attiveremo così il vantaggio corrispondente, come ad esempio girare l'anello esterno, guadagnare gemme oppure vendere gemme jolly per 3 lire. Attenzione che alcune carte creazione hanno anche più simboli, dovrete scegliere voi quale attivare. Quando un giocatore completerà la sua quinta carta creazione, sesta se giocate in due e dopo aver preso la rendita, si completerà il giro di tavolo in modo che tutti i giocatori giochino lo stesso numero di turni. Infine, il giocatore con il maggior numero di lire vince la partita. In caso di parità, il giocatore con il minor numero di carte creazioni completate. Se la parità persiste, la vittoria è condivisa. La prima cosa che ho detto a prendere la scatola è: wow, i componenti sono davvero molto molto belli, a partire da questa ruota, da questo tabellone che gira ed è fatto anche molto molto bene. Tutto nella scatola ha i suoi inserti e poi questi frammenti che sono davvero di vetro sono stupendi. La domanda però che alcuni potrebbero porsi è: il meccanismo è altrettanto affascinante quanto lo sono i materiali? Questa è una domanda a cui è difficile rispondere perché entra un po' in gioco la parte soggettiva della persona. Quindi cercherò di rispondere nel modo più diretto e sincero possibile, come faccio sempre. Il gioco in pratica è un bel gioco astratto dove ci sono diverse scelte, tra cui appunto scegliere, e lo scopo è quello di raccogliere pezzi, collezionarli per poi trasformarli in punti vittoria. Tutto è molto ben incastrato, tutto gira, permettetemi il gioco di parole, come un orologio, perché tutto ha senso e il gioco fila via liscio. Ma secondo me ci sono uno o due ma che mi hanno lasciato un attimino, non dico perplesso, però indubbiato. Alla fine del gioco vincerà il giocatore che avrà il numero più alto di monete. All'interno della partita però tutte quelle azioni che ti permettono di bilanciare un po' il fattore fortuna sono tutte a pagamento e secondo me questo va un po' a agevolare
chi ha avuto quel pizzico di fortuna in più. Infatti la ruota potrebbe non esserci così amica, soprattutto in base alla prima carta che dovremo costruire e, ahimè, girare l'anello oppure cambiare di posto alla prima carta ci costa soldi e questo secondo me va un po' ad avvantaggiare chi questo non deve farlo. Certo, potrei sempre prendere dei frammenti che non mi servono per poi scambiarli durante la seconda fase del turno, ma questo mi andrebbe ad occupare degli spazi sul mio banco e quindi questo si traduce in meno rendita durante la fase di costruzione. Il secondo ma che mi ha lasciato un po' perplesso sono le carte vantaggio, perché alcune sono davvero forti, altre un po' meno. Il problema è che sono attivabili solo quelle della tipologia delle carte che abbiamo già costruito, ma se nella nostra mano manca la tipologia di quella carta che ha quel vantaggio particolarmente forte, non lo potremo attivare. D'altro canto, se gli avversari invece ce l'hanno e magari anche tra le prime carte della loro mano, avranno questa marcia in più che potrebbe fare la differenza durante la partita. Per carità, poi il gioco è bello, si intavola facilmente ed è anche piacevole da giocare, dura poco, anche forse un po' troppo poco, però comunque scorre liscio ed è davvero intavolabile con chiunque. Abbiamo avuto delle partite dove la differenza tra i vari punteggi era davvero molto risicata, quindi girare la ruota o cambiare le carte una o due volte in più potrebbe davvero fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Poi altre partite ancora dove la differenza era molto ampia e ho notato che questo era dovuto al fatto delle carte vantaggio che magari ti possono dare più soldi vendendo una singola pietra o quant'altro. È per questo che dico che le carte vantaggio potrebbero essere forse un po' sbilanciate, perché se mi manca quella relativa carta e non la posso avere in nessun modo, ahimè, sono penalizzato. Questo è un gioco dal target family, quindi il fattore fortuna ci sta, è quella cosa che permette a tutti di avere la possibilità di vincere e forse mi rendo conto che sono io ad essere fuori target, perché forse avevo un'aspettativa un po' più da gamer o comunque qualcosa che fosse un po' più controllabile. Quindi se cercate comunque un gioco leggero, intavolabile davvero con chiunque, dei materiali stupendi, Murano Maestri della Luce fa davvero al caso vostro. Però secondo me se cercate qualcosa di un po' più controllabile, un po' più profondo, forse Murano vi lascerà qualche dubbio. Comunque vi consiglio come sempre di provarlo, così vi fate anche voi una vostra idea. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Scrivete qui sotto nei commenti se l'avete già provato, se vi ispira o meno. Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare il gioco insieme a tantissimi altri. Come sempre a voi non costerà nulla di più, ma così facendo ci supporterete e aiuterete a migliorare il progetto ed il canale. Inoltre sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link a tutti i nostri social, sito, Facebook e Instagram, dove troverete foto in anteprima, notizie esclusive e tantissimo altro ancora, tra cui dei video in cui faccio lo scemo, come sempre. Come sempre poi spero che il video vi sia piaciuto e non mi resta che darvi l'appuntamento al prossimo video. Ciao!